25 peso salto stagione, 15 bassa stagione. Tu quando vai? No, forse Felipe non ti ha spiegato bene. Io mi ci trasferisco proprio a L'Avana. Come do? Bene. Un anno 2.600 pesos, circa 2.000 euro. 2.000 euro? No. 2.000 euro è tantino cara. Si potrebbe fare un po' meno. Io non tratto prezzi. Ti do la mail di Nora. Lei è italiana e abita là. Parla con lei. Però scusate, posso fare una domanda? Perché forse non ho capito bene io. Quant'è all'anno? 2.000 euro. 2.000 euro all'anno? 2.000... No, 2.000 euro all'anno proprio? No, tantissimo. Certo che se si potesse fare zero per lui... Zero? No, zero no. Però Cuba ormai è una terra di frontiera. L'embargo non c'è più, cioè nel senso che c'è, ma è come se non ci fosse. E si fanno degli affari, solo che devi avere il socio cubano. E tu ce l'hai? No, però c'è Felipe, che è un mio amico, è un giovane imprenditore molto in gamba. E mi ha spiegato che adesso il vero affare lì è internet, solo che nessuno ce l'ha in casa perché costa troppo. Allora tutti si connettono con il wifi di Stato, ma sono 5 punti in tutta la città, sono 5 piazze che scoppiano di gente. Sì, però l'affare qual è? Semplicissimo. Guarda, stanno assegnando wifi in nuove zone fuori città. Felipe, che ha un sacco di conoscenze, sa già quali sono, no? Tu vai lì, ti prendi il fondo a 2 euro, il socio cubano, poi ti apri il bar, il ristorantino. Tra l'altro io sto già facendo il corso da cuoco, quindi... Poi sai che succede, Sandrino? Che succede? Un bordello. Un bordello? Ti mostrerò come speciale.